Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua con il Pro Team americo-canadese. Siamo pronti ad andare ad affrontare la Braves Cup. Vediamo un po', abbiamo Simmons in picco di forma, dovrebbe essere lui il capitano. Comunque ci portiamo anche Jorgensen nel dubbio che viene dalle ottime Roubaix e Liegi, che mi ha disputato due prove veramente ottime. E abbiamo anche Boivin per la volata della prima tappa, l'unica in pianura. Quindi no, non modifico la squadra. Ed eccola qua, prima tappa, l'unica in pianura, 133 km. Proveremo con Boivin, speriamo in un buon picco di forma e nulla, andiamo a giocarla. E siamo al primo dei tre, anzi dei due, scusatemi, traguardi volanti. Vediamo un po' se riusciamo a fare una volatina. Partiamo un po' da dietro, non sono riuscito a portarmi avanti come al solito dovuto al ritmo folle del gruppo. Vediamo però il nostro Boivin che si porta avanti. Attenzione, Boivin! Boivin addirittura stava per vincerlo, arriva secondo, penso di sì, seconda posizione. Terzi, però secondo del gruppo, dicevo. Quindi non male, abbiamo preso tipo 17 punti. Buono. Ultimo traguardo volante di giornata, stavolta siamo un po' più avanti. Attenzione, sembrerebbe anche in leggera salita questo traguardo volante. Quindi vediamo di partire al momento giusto, che potrebbe essere ora. Proviamo a partire, ragazzi. Ah, eravamo un po' chiusi, partiamo in scia di Wellsford, vediamo. Vediamo, ragazzi, il nostro Boivin. Prova ad uscire dalla scia. Oh, però buono, terza posizione, non male, 13 punti, buono. Ed eccoci qua, 5 km all'arrivo, vediamo un po' il nostro Boivin cosa riuscirà a fare. Per ora bene, nei traguardi volanti, belle volate, nonostante non abbiamo un buon picco di forma, abbiamo il picco normale per Boivin. Quindi dai, vediamo, proviamoci, ragazzi, non ho dato il gel blu, ma sti cavoli, non è necessario. Allora, siamo già davanti, un po' troppo avanti, stiamo prendendo vento in faccia a noi. Magari proviamo a farci leggermente riassorbire, ma poco. Vediamo ragazzi, 2 km, raga. Diamo il gel, non il gel blu. Aspettate, ho sbagliato. Oh, ok, volevo dare il gel rosso a tutta la squadra. Attenzione! Il traffico, il problema del traffico è questo. Gel rosso veloce, gel rosso veloce, gel rosso veloce, velocissimo. Dai, 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 ok, ci siamo. Siamo pronti, raga. Siamo pronti, 1 km, diamo tutta la squadra di attaccare. E noi proviamo già a partire ora. Ah, siamo. No, dai, ragazzi, però c'era il passaggio. Perché ci ha ostacolati? Sirizza lì, come cavolo si chiama? No, raga, però che palle! C'era tutto lo spazio, non capisco perché il gioco ci ha fatto rallentare come se fossimo ostacolati, ma c'era lo spazio per passare. Vabbè, peccato perché comunque dai traguardi volanti sembrava star bene il nostro Boivin, peccato. Vince Viviani, noi arriviamo decimi con Boivin, va bene, per la maglia verde, sì. C'è ancora teoricamente la possibilità. Vediamo questa seconda tappa. Penso che andremo a fare. Non so, ci dovrebbe essere Simmons in picco di forma, quindi credo con lui. Però tentiamo comunque di fare i traguardi volanti con Boivin. Traguardo volante e siamo in fuga. Perché i velocisti hanno attaccato il nostro Boivin e è andato dietro. Non siamo stati noi a provare ad andare in fuga, sono stati i velocisti. E quindi il nostro Boivin si ritrova qua. In lotta allora per provare a prendere 20 punti, sembrerebbe anche leggera salita questo traguardo volante, quindi partiamo leggermente dopo, forse un po' troppo dopo. Ho aspettato troppo? Vediamo, vediamo. Ah, sempre il traffico, ragazzi, peccato perché per me lo potevamo vincere questo traguardo volante. Peccato, riusciamo a prendere 10 punti, il problema è che perdiamo altri 5 punti da Viviani, quindi la vedo dura per la maglia verde. Secondo traguardo volante, non siamo più in fuga, siamo nel gruppo. Ci sono in palio 11 punti, vediamo comunque se Boivin può provare a prenderseli. Dopo aver fallito il primo traguardo volante che è stato battuto, proviamo questo. Vediamo un po', ragazzi, però quelli sono già ve più veloci di noi, in più col meno uno. Vedete che fa fatica il nostro Boivin, vediamo se riesce comunque a prendere qualche punticino. Riesce a fare terzo del gruppo, sono 9 punti che vanno bene per la classifica della maglia verde, perché a questo punto vincerla la vedo difficile perché Viviani ha già un bel po' di punti di vantaggio. Però un piazzamento in classifica non sarebbe male per i punti della classifica Pro Cycling a squadre.
Ragazzi, siamo sul primo dei 3 GPM in rapida successione nel finale. Ragazzi, sono con Simmons, il nostro campione americano. Attenzione, 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 Kelderman che ci ostacola. No, già questo video all'insegna degli ostacolamenti. Vabbè, comunque abbiamo anche Jorgensen che è messo bene, quindi farei fare la tappa a loro due. Magari leviamo Woods con leader di tappa, glielo diamo a Jorgensen in modo che così sappia gestirsi bene anche lui. Vediamo un po', raga. Vediamo un po', no, al momento però già seguire gli attacchi, oddio, forse ci conveniva, seguire gli attacchi. Forse sì, ragazzi, quello lì può essere l'attacco buono. Potrebbe essere l'attacco buono quello, c'è Boaven, ok. Allora, sfruttiamo Boaven, facciamo attaccare Boaven e noi prendiamo la ruota di Boaven con il nostro Simmons e vediamo. 5 km. All'arrivo Boaven non ha più, tocca andare ragazzi, tocca riportarsi su quel gruppettino lì che rischia di diventare pericoloso. Lo fa bene il nostro Simmons, mentre Jorgensen è rimasto dietro anche perché al momento non aveva di seguire gli attacchi. Voglio dare, ok, staglia ruota, segui gli attacchi solo a Jorgensen. Ok ragazzi, quindi ci siamo con il gruppettino dei migliori. Potrei anche mandare un pochettino avanti veloce. Tanto in teoria adesso nessuno ha il gel rosso per fare qualcosa. Mi andrei a prendere il gel blu. Albanese davanti a tirare. Attenzione che Elderman. Simmons con questo picco di forma andrebbe a volata 71, che non è malissimo. Occhio però già a prendere il gel rosso, però sì, meglio che lo vado a prendere. Ragazzi, prendiamo tutto il gel rosso e anche abbastanza rapidamente. Ok, quasi riguadagnato tutto il gel, non mi venivano le parole. Mentre ci siamo ad un chilometro e siamo di nuovo ostacolati, raga, incredibile, all'insegna veramente degli ostacoli davanti a noi. Un chilometro, vediamo però, Simmons deve gestirla bene questa volata, deve riuscire a partire al momento giusto. Per ora è un po' indietrino. Trentin, se si levasse. No, ragazzi, di nuovo Jorgensen, ragazzi, Jorgensen come è uscito? Però la vince Strong. Ragazzi, però che peccato, Jorgensen riesce ad arrivare terzo, il nostro Simmons un pelino più indietro. Comunque buona tappa, peccato di nuovo agli ostacolamenti, cioè ci troviamo sempre ostacolati, vabbè. E allora, bella prestazione di Jorgensen che arriva terzo, tra l'altro vince un altro americano che potevamo anche prendere in questa stagione, ma ho deciso di prenderne altri, ovvero McNulty. Ottavo il nostro Simmons, quindi comunque due bei piazzamenti. Jorgensen è a 6 secondi da McNulty che comanda, quindi penso che l'ultima tappa andiamo a farcela con Jorgensen. Proviamo comunque però a prendere i traguardi volanti sempre con Boaven per continuare a fare una discreta classifica nella maglia verde. E poi il finale ci penserà Jorgensen, che è anche tra i favoriti. Primo traguardo volante di giornata, ci sono in palio 13 punti per il gruppo. Vediamo un po' il nostro Boaven, che ha sempre un meno 1. Tra l'altro meno 1 che ha anche Jorgensen. Quindi sarà difficile nel finale. Forse possiamo anche andare con Simmons, vedremo ragazzi, vedremo. Intanto un chilometro, parte bene Gaviria con Van Poppel. Noi siamo nella scia di Van Poppel, prova ad uscire il nostro Boaven testa a testa con Van Poppel, Gaviria, Stettel, ma batte solo Van Poppel, quindi si prende la terza posizione del gruppo, 10 punti che comunque sono molto buoni. Secondo traguardo volante, ci sono in palio 10 punti, vediamo un po' il nostro Boaven sempre ben piazzato nelle prime posizioni. Attenzione che sembrerebbe leggera salita questo traguardo volante, quindi da partire al momento giusto, lo vedete, leggera salita che però poi diventa pianura, quindi proviamo a partire tipo ora con il massimo sforzo, un pelino in ritardo rispetto agli altri velocisti. Vediamo se ha fatto bene Boaven, vediamo ragazzi, lo va a riprendere Gaviria testa a testa con lui e ce la fa il nostro Boaven a prendersi questi 10 punti. Bene così, perlomeno una discreta classifica nella maglia verde. Non penso che l'abbiamo vinta perché Viviani aveva troppi punti di vantaggio, non ho controllato alla fine della scorsa tappa, quindi non so quanti ne avesse, però vedremo poi nel finale, insomma, vedremo nelle classifiche finali.
Ci siamo ragazzi, 10 km dalla fine, partono i primi attacchi, ma guardate un po' il nostro Simmons, bravissimo, si è messo a seguire. Cioè gli ho dato di seguire gli attacchi. Attenzione, si è buggato. Ragazzi? Ok, no, per un attimo pensavo di non star controllando io Jorgensen. Tipo il bug che me lo controlla il gioco anche se dovrei essere io a controllarlo. Per fortuna così non era, era solo una mia sensazione strana, però è stato strano, pensavo che si fosse buggato, va bene. Comunque, Simmons, gli lasciamo seguire gli attacchi ora. Il gel blu mi sa che non glielo do a Simmons, tanto ormai siamo all'arrivo. Vediamo ragazzi, parte Lazcano. Vai Simmons, ti prego. Vai Simmons. Vabbè, facciamo partire Simmons. Proviamo così. Siamo tutti fermi, no? Proviamo a far partire Simmons. Partito bene Simmons, lo segue Bettiol con Kelderman e Luis Leon Sanchez. Attenzione che Simmons è partito bene, ragazzi. Attenzione. Simmons ancora davanti a tutta e anche il gel rosso da poter prendere. Bravissimo Jorgensen che si mette a tentare di spezzare i cambi. Gel rosso. Allora proviamoci, proviamoci ragazzi, proviamoci. Sinkeldam che sta lavorando, 14 secondi di vantaggio, diventano 15, 16. Ci sta provando Simmons, ci crede. Attacco di Bettiol che ci prova qua in discesa. Attenzione Sinkeldam anche. Questo però sta riportando il gruppo sotto il nostro Simmons, che sta dando tutto, sta dando l'anima Simmons. Ancora Turner che ci prova. E allora anche Jorgensen è il momento che inizia a muoversi un attimo. Purtroppo è ripreso Simmons, quindi buon così. Vabbè, aspettate che venga ripreso e poi lo rialzo. Intanto raga, io proverei già una mini accelerata qua sullo scollino. Ragazzi, parte il nostro Jorgensen, Simmons, basta. Grazie. Prendiamo il gel. Occhio strong. Strong che ci prova. E parte forte. È quello che ha vinto prima, Strong, no? O no? Teoria sì. Comunque, il nostro Jorgensen a seguire Strong. Vediamo, ragazzi, arriva anche Tish Benot a ruota, Strong ancora un po' di margine. Arriva anche Craig Anderson. Attenzione Craig Anderson che non ci fa prendere bene la curva. E Strong ce la fa, ragazzi. Strong ce la fa. Però il nostro Jorgensen, buono secondo. Abbiamo fatto una breast cap così e così. Ma aspettavo sinceramente almeno di vincere una tappa e magari vincere la braids. Non ci siamo riusciti. Non è andata benissimo sta braids. Quindi vince Strong. Aveva anche il più 3 Strong. Comunque il nostro Jorgensen buono secondo. Vediamo la classifica generale che ci vede arrivare secondi a pari merito con McNulty, ma davanti a McNulty. Strong vince la Braids. Comunque dai, secondi ci sta ragazzi, è comunque un buon piazzamento. Classifica scalatori non ci abbiamo neanche provato. Boaven solo 5 punti, peccato, solo 5 punti dietro a Viviani. Giovani ciclisti, Strong era pure giovane, quindi arriviamo secondi anche nei giovani. Terzi in squadre e combattività, vabbè, tredicesimo Boaven con quei chilometri della seconda tappa. Ragazzi, tutto sommato, dai, non è andata male, non è neanche andata come pensavo, ovvero, ripeto, di vincerla questa Braids, ma perlomeno di vincere una tappa. Però, ragazzi, ci sta comunque buon risultato, siamo sempre quinti nella classifica Pro Cycling a squadre, non è affatto male, vi ricordo che noi il nostro obiettivo è tentare di stare nei 10, perché Kuss vuole una squadra nei primi 10 per essere acquistato e tentare anche di piazzarci anche meglio della decima posizione per i soldi, perché se acquistiamo Kuss dobbiamo anche acquistare una squadra decente. Insomma, stiamo puntando ad arrivare secondi, siamo tutti lì per la seconda posizione. Il problema è che c'è la Jumbo Visma, il problema è che la UAE farà punti al Tour, però dai, comunque proveremo a rimanere nei 5 perlomeno.
Quindi io vi do appuntamento alla prossima corsa, che sarà il Delfinato, ragazzi, quindi si ritornerà a sudare contro i migliori. E poi vi ricordo che avremo anche il Tour de France. Delfinato ho messo in picco di forma Queen, quindi non so cosa riusciremo a fare, sarà forse un'altra di quelle corse insieme alla Parigi Nizza che soffriremo, però la vedremo insomma nel prossimo episodio. Ciao ciao ragazzi!